dopo la bella vittoria contro la capolista, avete entusiasmato tutti, adesso c'è un'altra partita importante, avete lavorato in maniera differente questa settimana o è tutto andato come solitamente va? No, sicuramente la vittoria contro il Crotone, come hai detto tu, ci ha dato molto entusiasmo perché vincere contro le prime della classe fa sempre piacere. Però come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno fino ad oggi abbiamo preparato ogni partita come se fosse una finale. Come ho sempre detto, prepariamo la partita contro il Crotone come se fosse con l'Anciano o qualsiasi altra squadra. Non c'è differenza se è primo o ultimo, noi dobbiamo sempre iniziare a fare bene e a prepararla nel migliore dei modi. Certo è che prepararla però con un fratello un po' diverso, nel senso che sembra che la salvezza, anche se un tuo compagno ieri ha detto no, forse è meglio ancora vincere una partita così siamo sicuri dei 50 punti, nel senso che insomma la preparate con il fatto che ormai praticamente siete già salvi. Beh sì, le statistiche dicono che proprio per la certezza devono essere 50 50. punti, quindi noi adesso pensiamo appunto a fare questi 7 punti per raggiungere la salvezza matematica, però l'importante è continuare a far bene, continuare sulla strada che stiamo percorrendo, cercando di fare il meglio possibile da qui alla fine dell'anno e vincere più partite possibili. Ovviamente preparare una partita latina. Dopo la bella vittoria di Crotone è diverso che magari dopo una sconfitta, però il gruppo deve essere sempre bravo, qualsiasi sia il risultato della partita precedente, a accantonarlo, diciamo, per preparare meglio quella dopo. Anche perché in questo inizio d'anno diciamo che effettivamente con queste partite che sulla carta potevano essere abbordabili per voi, invece qualcosa un po' per sfortuna, un po' il cambio, però comunque effettivamente sono venuti un po' meno i risultati. Sì, io come ho sempre detto alla squadra, nonostante le sconfitte c'è sempre stato, il gruppo è sempre stato unito, ovviamente il calcio è fatto di statistiche, le statistiche parlano che con le squadre diciamo meno blasonate, comunque di bassa classifica, facciamo più fatica, quindi non possiamo dire niente. E ripeto, quello che posso dire è che la squadra c'è sempre stata, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Fare più punti era una compiezza media, credo, fatta una salvezza. Cioè, non è uguale finire terzi, quarti, quinti, sesti, nel meccanismo poi del playoff. No, certamente, una volta, come ho detto prima, raggiunti i 50 punti per la salvezza matematica, ovviamente penseremo magari a darci un nuovo obiettivo, che può essere appunto quello dei playoff. E come ho detto, dobbiamo cercare di vincere il più possibile da qui alla fine per gli eventuali playoff, che ovviamente, dato il meccanismo, dato il regolamento, più in alto ti classifichi, meglio è poi per il proseguo dei playoff. In testa la vedete già in playoff, non possiamo nasconderci di dire. No, non ci nascondiamo, diciamo, non è vietato pensare in grande, diciamo, tra virgolette, sognare. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, allenarci come abbiamo sempre fatto, appunto, a raggiungere più risultati positivi possibili. Per quanto riguarda le convocazioni in Under 21, che spettacolo ci sono convocate? Cioè, nel senso che Zitelli entra e poco fine, diciamo. No, Credo che ci sono dei di Serie A, una cosa di più, di Ma certo, come sempre detto, le decisioni delle convocazioni le fa mister Di Biagio o chi per esso. Noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti in caso di un'eventuale convocazione e niente, è questo. Uno diciamo, deve imparare anche a non aspettarsi niente perché poi magari ci può rimanere peggio piuttosto che quando si aspetta qualcosa. Però l'importante è pensare, diciamo, al presente, a quello che avviene. Se uno non riesce ad essere convocato, pensa al Brescia in questo caso. Se poi viene convocato al nazionale, penserà alla nazionale. cosa pensi di seguito? Lo scarso rendimento contro squadre di bassa classifica che rispetto a un Crotone, a un Cagliari, contro cui avete fatto grandi vittorie, non vi affrontano più aperto, ma tendono sempre chiudersi e a giocare più in verticale. Voi siete una squadra che tende più ad allargare il gioco, non so bene perché siete quelli che più a questo compito, e Latina sarà una squadra ancora di questo tipo che gioca
c'è più somma che con Galtieri giocato sempre in verticale rapidamente in partenza, per cui si potrebbe trovare lo stesso problema che si trova che so, con il Como. Beh sì, diciamo che alla luce dei fatti, comunque appunto delle statistiche, noi ci troviamo meglio, riusciamo meglio ad esprimerci con squadre, in questo caso di alta classifica, perché comunque tendono a giocare, quindi ci affrontano a viso aperto e di conseguenza noi magari riusciamo a fare delle pressioni diverse rispetto a una squadra che si chiude tutta dietro e non aspetta altro il momento per ripartire. Però questo è, cioè, la categoria, è il calcio proprio, che quindi contro il Latino dovremo cercare di colmare quelli che sono stati i lati negativi che abbiamo avuto contro squadre di bassa classifica come il Como, Lanciano. Però ripeto, dobbiamo prepararla al meglio senza pensare che il Latino, facendoci influenzare, farà questo, farà quest'altro. Penso che noi, squadra forte quale siamo, dobbiamo pensare tanto a noi stessi senza farci influenzare da ciò che fanno gli altri. Tu come su questo rientro da titolare dopo forse parte di tempi di Ma io penso che può sembrare una frase fatta, però in un gruppo unito, in un gruppo bello come il nostro, dentro di noi non dobbiamo sentirci né titolari né panchinari, perché il contributo che dà ognuno di noi è lo stesso appunto di un altro componente del gruppo. Quindi sono contento magari di aver trovato un po' di minutaggio, non voglio dire la titolarità perché, ripeto, ognuno è un potenziale titolare. E niente, l'ho vissuto con il sorriso, ma come comunque vivevo anche quando magari giocavo meno. No. Infatti, un po' presto, ma ti non credo che il nome è Paolo, che è chiesto da X squadre. Si è già risposto lei nella domanda, un po' presto. Calciomercato è una cosa che non ci dobbiamo pensare, adesso dobbiamo pensare a finire l'anno nel migliore dei modi con il Brescia e pensando solo al Brescia. Poi quel che verrà ne parleremo quando sarà il momento adeguato. Lacciandomi proprio alla domanda di Roberto, comunque non si sono fatti sentire quelli della Fiorentina o comunque il tuo tutoratore, nel senso che parecchie partite tu hai fatto con la maglia del Brescia, questi ti avranno valutato qualcosa, magari che sensazione avranno avuto su te della tua annata? Sotto questo punto di vista non posso dire niente, perché la Fiorentina è sempre presente, si fa sempre sentire, è sempre pronta a dare consigli, mi dice quello che va, quello che non va, quello che dovrei fare. Quindi sotto questo punto di vista mi sento un privilegiato, perché sento tutte le attenzioni del caso da parte della società da cui vengo. Però si sono fatti sentire, nel senso che ti valutano per le tue prestazioni o in un futuro eventualmente per il prossimo anno? Abbiamo parlato, però ripeto, adesso è presto, non vorrei sembrare un e pensa già al futuro, no. Perché mi interessa veramente pensare solamente al Brescia adesso, e poi quando sarà il caso, magari a giugno, penserò alla Fiorentina. Io ancora una cosa, avete fatto un campionato straordinario, al di là forse del momento di riflessione all'inizio di questo 2016, che era ovviamente anche comprensibile. Forse il piccolo neo, sì, proprio vogliamo trovare il pelone nuovo, il fatto che questa squadra abbia subito un po' troppi gol, questo insomma ve l'abbiamo ricordato spesso, ed è la fase difensiva. È un pallino un po' di Boscaglia, so che ci tiene particolarmente, anche questa settimana si è lavorato parecchio proprio sulla fase difensiva, si è lavorato proprio perché magari in quest'ultima parte di campionato si vuole ulteriormente migliorare, magari subire meno gol, o invece in virtù proprio del fatto che magari di questo avversario in Latina che affrontate, quindi non so, ci sono delle metodiche particolari per affrontare questa squadra. Ovviamente il mister è, come si dice nel calcio, un martello sulla fase difensiva, come è giusto che sia, lavoriamo molto noi difensori sui movimenti sia singoli che di reparto. Però quello che è importante precisare, è importante capire, è che quando la squadra Brescia subisce gol non è colpa della difesa, è colpa di tutta la squadra. Lo stesso modo, quando la squadra subisce il gol magari può essere colpa di un attaccante, di un centrocampista, non ha effettuato bene la pressione. Quindi sia quando prendiamo gol che quando lo facciamo è merito del collettivo, è merito della squadra. Però contro la Latina prepariamo ovviamente in base ai movimenti che possono fare i loro attaccanti,
cerchiamo di girarle in un modo, però comunque sia lavoriamo sempre allo stesso modo, alla stessa intensità, la linea difensiva. Ecco, non voleva essere sul banco degli imputati la difesa, proprio il fatto della fase difensiva, del fatto di non subire gol, ecco, non a voi i difensori Sì. ovviamente. Meglio sono controlli. Tutti sono uguali, però No, voglio dire, non è che no, diritto certo, ci fa piacere perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore forte e non trovarcelo contro può essere un vantaggio, però comunque sia, come avversario non dobbiamo aver paura di nessuno. Una sciocchezza, il tuo taglio di capelli che avevi detto un paio di settimane fa, così avevo voglia di cambiare o hai qualche scommessa particolare? No, Qualcuno è voglia di proprio una cambiare? mia Non voglia di suggerito da cambiamento. nessuno? No, da nessuno.